Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi do 5 consigli per migliorare la vostra fotografia di paesaggio. Come sapete, la fotografia di paesaggio è quella che amo di più e quella che pratico di più, e quindi è l'ambito in cui mi sento di potervi dare qualche consiglio che potrebbe far migliorare la vostra fotografia di paesaggio. Il consiglio numero 1 è quello di essere preparati. Non andate sprovvisti sulla location. Studiate la location, ci sono molti modi per poter studiare la location. Se è una location vicina, fate un sopralluogo, anche se nell'orario sbagliato, però almeno vi potete rendere conto degli spazi, delle inquadrature, di molte cose. E attraverso le 1000 applicazioni che potete trovare, andate a studiare anche il momento migliore per andarci, capire dove tramonta, dove sorge il sole, qual è l'orario migliore per andare su quella location per poter sfruttare al meglio la luce. Se la location è molto lontana e non potete fare un sopralluogo, anche per questo ci sono degli strumenti molto utili. Può essere utile sia Google Map, ma Google Earth ti dà una vera e propria idea di quali siano le forme della location che stai per andare a affrontare. È chiaro che non è la stessa cosa che andare a fare il vostro sopralluogo, però potete avere così un'idea ben definita delle forme, delle dimensioni di quella determinata location. Così, quando arriverete per la prima volta su una location, non sarete sprovveduti e saprete più o meno dove andare a piazzarvi o come affrontare quella determinata location. Questo vi permetterà di risparmiare molto tempo. Consiglio numero 2: scattate con il vostro cuore. Scattate con il vostro cuore, nel senso che anche se avete già visto immagini di quella location, perché se avete fatto bene il punto prima, oltre che a studiare la morfologia della location, siete andati anche a cercare altre foto di quel posto, altri scatti di altri fotografi, dovete prendere spunto da quelli, ma cercare di trovare un'angolazione, una composizione diversa per quella location, perché sicuramente ce n'è una. Quindi prendete ispirazione da quello che avete visto, ma create con la vostra testa. Questo è un concetto molto importante per fare la differenza, per ottenere immagini diverse. Ho fatto un video intero dedicato a questo che vi lascio qua in alto. Sì, direi qua. Dove vi spiego il perché non vi dovete focalizzare solo sulla foto più mainstream che avete visto, anche se secondo voi è bella, può darsi che non sia la più bella, quindi date un po' di tempo a quella location, arrivate lì in anticipo e scattate secondo il vostro occhio e non secondo quello che avete già visto in giro. Consiglio numero 3, falla semplice. Molte volte arriviamo in delle location veramente belle con tantissimi elementi che vorremmo inserire all'interno della nostra immagine. È molto difficile, ma dobbiamo imparare a diminuire e fare le cose più semplici. Avere un'immagine con pochi elementi ma rappresentati bene permette all'occhio di chi guarda di capire subito qual è il soggetto e andare subito dentro la fotografia. Se inseriamo troppi elementi, e questo è un errore che viene fatto molto spesso, rischiamo di creare confusione all'interno della nostra immagine. Voler inserire troppe cose, troppi elementi all'interno della nostra foto è un rischio molto grande, perché spesso otteniamo l'effetto contrario, quello di portare confusione, quello di non creare attenzione su un determinato punto. Consiglio numero 4, impara ad editare. Non smettere mai di cercare di migliorare il tuo edit. Qui apriamo una finestra molto grande, perché ci saranno le persone che dicono che l'edit alta la fotografia, certe persone che invece l'editano in modo esagerato. Secondo me la cosa giusta sta nel mezzo. L'edit è un processo fondamentale all'interno dello sviluppo della nostra fotografia. Faremo un video a parte, lo dico tutte le volte, poi non lo faccio mai, del perché c'è sempre stato l'edit anche durante la fotografia analogica, quindi non è stato il digitale a portare l'edit. È vero che ogni foto va editata nel suo modo, perché ci sono luci, condizioni diverse, soggetti diversi, quindi non posso applicare lo stesso edit su tutte le fotografie, ma anche in un edit diverso devo essere in grado di mettere la mia mano, di dare il mio stile all'interno di quell'edit per rendere le mie immagini riconoscibili. Di fotografie di paesaggio ce ne sono tante, molti luoghi che vengono fotografati sono inflazionati dalle fotografie sul web, quindi l'edit è una mano importante per poter rendere le mie fotografie riconoscibili rispetto alle altre. Ve lo ripeto, ogni fotografia ha un suo edit, ma voi dovete essere capaci in quell'edit di inserire il vostro stile. Secondo me questa è una cosa molto importante e sulla quale non si smette mai di imparare. Consiglio numero 5 ed ultimo, conoscere la propria camera. Dovete conoscere la vostra camera, perché molte volte non abbiamo il tempo in location di fare prove, di sperimentare, di imparare ad utilizzarla. Quindi soprattutto se la location è lontana, se la location non è facilmente raggiungibile, se quella location non potrò rivisitarla per molto tempo, devo arrivare lì,
preparato su quelli che sono i comandi e i controlli della mia fotocamera. Posso fare pratica fuori da casa, posso fare pratica in location che posso frequentare ogni giorno, però quando vado in quella location, durante il mio viaggio, durante la mia escursione, lì devo essere sicuro di quello che faccio. Non posso andare a cercare di capire quali sono i comandi da utilizzare, qual è la tecnica da utilizzare, quali sono le rotelline da girare, perché altrimenti potrei perdere il momento. Se vado lì per il tramonto, il momento buono non dura così tanto da permettermi di stare lì ad imparare a utilizzare la fotocamera. Quindi ragazzi, fate pratica, ma fatela in location che potete masterizzare giorno dopo giorno. Sulle location importanti arrivate preparati e arrivate sapendo quello che andate a fare, conoscendo la vostra camera nel minimo dettaglio, così da potervi concentrare solamente su quello che è la luce, la location, la composizione e non su cosa premere, che cosa girare, che cosa impostare sulla vostra fotocamera. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video possa aiutarvi in qualche modo a migliorare la vostra fotografia di paesaggio. Sono 5 cose che trovo fondamentali per un paesaggista. Fatemi sapere se vi sono tornate utili e direi che anche per oggi è finita e ci vediamo nel prossimo video!